Isola barra verticale Marco e Jonathan barra verticale Intesa barra verticale Paola, non starebbero male insieme. Mi ha fatto sorridere, sarebbe bello averlo vicino per tutta l'avventura, confida l'ex Geffino in confessionale. A 3 settimane dall'inizio dell'Isola dei Famosi, cominciano a delinearsi le prime simpatie ed antipatie tra i naufraghi. Tra i concorrenti che hanno legato maggiormente ci sono senza dubbio Alessia Mancini e Bianca Azzei, Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto, e negli ultimi giorni sembra stia fiorendo una forte complicità tra Marco Ferri e Jonathan Cascianian. Tra i due chiacchiere, confidenze, sintonia. Tanto che la stessa Paola azzarda, non starebbero male insieme. Marco e Jonathan trascorrono molto tempo insieme. Qualche giorno fa, ad esempio, sono andati a caccia di paguri. E gli altri naufraghi hanno ironizzato sulla possibilità che potrebbe nascere un'intesa. Jonathan vestito da Alibaba e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi? Ha domandato Filippo a Paola, guardandoli da lontano. Lei, a sorpresa, si è pronunciata in modo piuttosto serio sull'argomento, sarei felice, non starebbero male insieme. Il giorno dopo Ferri e Cascianian si sono concessi invece una lezione di yoga. Appena prima di iniziare, il primo ha invitato l'amico a ringraziare per la giornata in arrivo. Ma di solito non si ringrazia alla fine della lezione, gli ha chiesto l'altro, aggiungendo ringraziare per questo tempo? Ferri lo ha esortato a trovare comunque il lato positivo, ma certo, è un tempo perfetto per fare una chiacchierata in spiaggia, su una stuoia. Chiamato successivamente in confessionale, l'ex inviato di Verissimo ha così parlato del compagno di gioco, mi ha fatto ridere, può essere un motivo valido per aver voglia di averlo vicino tutta l'avventura. Qui ti attacchi a delle piccole cose, che poi non sono tanto piccole.